Super bonus fiscale per chi paga con la moneta elettronica. Il fisco restituirà ai contribuenti ben 3 miliardi di euro manovra 2020. L'evasione fiscale è l'obiettivo principale del governo Conte bis. Il superbonus fiscale arriverà dal 2021 nell'estratto conto e non sarà più una detrazione fiscale. Si mira a disincentivare l'utilizzo del denaro contante, il cui limite d'uso scenderà dai 3.000 ai 1.000 euro. Si stima che il superbonus raggiungerà un valore di 3 miliardi di euro. Solo i cittadini che aderiranno al progetto avranno diritto a uno sconto fiscale del 19% manovra 2020. Il governo incentiverà la moneta elettronica. Le principali novità introdotte dal governo Conte bis riguardano l'introduzione del superbonus fiscale per i contribuenti che utilizzano i pagamenti tracciabili, carte, bancomat, bonifico bancario e l'abbassamento della soglia sul contante. L'obiettivo principale è incentivare i pagamenti tracciabili e disincentivare al contempo l'impiego del cash nelle transazioni tra privati. Sulla percentuale che sarà restituita ai contribuenti che pagano con moneta elettronica, il governo sta ancora ragionando se applicare il 10% o il 19% manovra 2020. In arrivo il superbonus fiscale, ma solo a chi paga con bancomat e carte, anche se non è stato ancora fissato il tetto delle spese che daranno diritto a un rimborso immediato. Con la soluzione del cashback sparirà la detrazione d'imposta. Lotteria degli scontrini fiscali dal 2020. I contribuenti che pagheranno con moneta elettronica potranno partecipare alla lotteria degli scontrini fiscali. L'estrazione dei premi in denaro non sarà riservata solo ai consumatori finali, ma anche agli esercenti commerciali, che consentiranno ai propri clienti di concludere transazioni elettroniche. I premi in palio sono 3 estrazioni mensili da 10.000, 30.000 e 50.000 euro e un annuale da 1 milione di euro.